in questa puntata. Approvazione del bilancio di esercizio 2021 di ARPAT. Giorno della memoria, il 27 gennaio, al Teatro della Compagnia per ricordare. Giorno della memoria, seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana a Prato. Mostra attorno alla Shoah, fotografie e memoria. Approvato dal Consiglio regionale il bilancio di ARPAT, l'Aula ha dato il via libera a maggioranza al bilancio di esercizio 2021, il 27esimo dell'Agenzia per la protezione ambientale della Toscana, con 21 voti favorevoli e 12 contrari. Vogliamo che ARPAT continui a svolgere il ruolo fondamentale che ricopre. In alcune vicende, ad esempio quella del CEU, io ho ricordato in aula, noi dobbiamo una segnalazione del 2018 proprio di ARPAT e della Regione Toscana, l'avvio di una serie di approfondimenti, e quindi per noi va il ringraziamento e soprattutto l'evidenziazione dell'opera meritoria che ARPAT svolge. Da qui anche l'approvazione di un ordine del giorno collegato al bilancio, che è stato sottoscritto come prima firmataria dalla Presidente De Robertis, nel quale ovviamente noi andiamo a richiedere anche la possibilità di valutare in un confronto con ARPAT un potenziamento anche del personale a seguito anche di una serie di elementi che sono emersi proprio in commissione. Noi riteniamo assolutamente opportuno e necessario che ci sia una fase di approfondimento in commissione con proprio ARPAT per capire anche sul tema, ad esempio, dei campionamenti, ma anche su altre questioni connesse anche al tema CEU, come poter continuare a operare un'attenzione di grande e assoluta vigilanza e soprattutto anche approfondimento di una tematica che a noi sta molto a cuore, e quindi ARPAT strumento fondamentale per portare avanti queste attività adesso e anche in futuro. Si fa il bilancio consuntivo 2021 nel 2023, quindi questo è sintomatico di un malfunzionamento delle procedure interne, ma soprattutto il direttore generale certifica che c'è una diminuzione del personale e un mancato raggiungimento di molti degli obiettivi che l'agenzia si era posta di raggiungere nel 2021, fra cui molti controlli ambientali, le prestazioni tecnico-scientifiche a sostegno degli altri uffici e anche la diffusione della conoscenza ambientale, tutti obiettivi che nel 2009 erano stati identificati dalla legge 30 come obiettivi fondamentali dell'agenzia. In più c'è un utile di 3,4 milioni di cui la regione per l'80% richiede la restituzione, anziché destinarlo al completamento degli investimenti all'interno dell'azienda e soprattutto all'assunzione di nuovo personale. ARPAT già nel 2021 era stata chiamata ad occuparsi di questa vicenda, e quindi noi non abbiamo votato l'ordine del giorno del PD che chiedeva su questo fronte impegno, perché di fatto l'agenzia doveva già farlo nel 2021. Ma soprattutto noi poniamo l'accento sulla mancata realizzazione delle bonifiche. Qui si parla, ma in realtà sulla 429, sul Green Park di Pontedera ancora ci sono i teloni a coprire il CEU, che è lì che continua a inquinare. Questo francamente è inaccettabile in una regione come la nostra, quindi l'occasione è stata anche quella di sollecitare la maggioranza e soprattutto la Giunta a intervenire tempestivamente al di là delle questioni burocratiche per riportare un segnale, diciamo, per i nostri concittadini che la Toscana è una terra libera e pulita. Un bilancio che chiaramente fa riferimento dal punto di vista tecnico a delle difficoltà che ARPAT incontra, innanzitutto sul personale, perché negli ultimi 10 anni il personale qualificato per svolgere alcuni tipi di attività tecniche specifiche sono poche le persone a disposizione di ARPAT per svolgere alcuni tipi di verifiche. È anche vero che questo è un problema, come dicevo, che dura da 10 anni e nulla si è fatto evidentemente per risolvere questa problematica. Ma quello che a noi è interessato, e abbiamo portato anche un ordine del giorno per far sì che ci fosse un progetto speciale, un atto di indirizzo da parte del Consiglio regionale, per la prima volta in Consiglio regionale si è portato un ordine del giorno per dare un indirizzo di attività e di monitoraggio che ARPAT deve svolgere. L'abbiamo fatto sul tema del CEU, che crediamo sia un tema
rilevante e importante che ARPAT debba svolgere su certi tipi di controlli e verifiche. Lo continueremo a fare perché quelli che sono i piani di sviluppo che poi ARPAT presenta alla Giunta, noi come Consiglio non li vediamo se non poi nella fase della discussione dei bilanci. La Toscana non dimentica e in occasione del Giorno della Memoria è ancora una volta in prima fila per ricordare le vittime del progetto di sterminio, della persecuzione e delle deportazioni messe in atto dal regime nazista. Il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il cinema Teatro La Compagnia ha ospitato il meeting della memoria con studentesse e studenti in presenza e collegati online dalle proprie classi. La Toscana è una regione che è sempre stata dalla parte giusta della storia, una regione mai indifferente, non si è voltata dall'altra parte. Io penso che ancora di più oggi che i testimoni di quelle barbarie, di quelle violenze non ci sono più, compito delle istituzioni debba essere quello di diventare amplificatori di memoria, di fare in modo che quello che è accaduto non accada più, di parlare alle ragazze e ai ragazzi perché ognuno di loro può essere un vaccino contro l'indifferenza, perché la memoria è fondamentale per conoscere, per comprendere, per fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Noi dobbiamo investire ancora di più e già facciamo tanto in questa regione, bisogna far ripartire i viaggi della memoria. Io dicevo che bisogna raddoppiare, triplicare quelle risorse proprio oggi che i testimoni non ci sono più. Io sono stato ad Auschwitz nell'ultimo treno della memoria insieme alle ragazze e ragazzi toscani. Sono tornato diverso, quel freddo che non era solo un freddo fisico, ma un freddo che arrivava al cuore, è stata una delle esperienze più segnanti della mia vita. I ragazzi partivano quasi come se fosse un momento di festa, tornavano completamente diversi, consci della violenza di quel tempo e consci che ognuno di loro doveva impegnarsi perché quello che è accaduto non accada più. Ma io ritengo che oggi la presenza di Tatiana Bucci dimostri quanto sia importante trasmettere alle nuove generazioni il senso della memoria del momento più drammatico che l'umanità ha vissuto, quando si sterminavano per motivi etnici, religiosi, razziali, persone assolutamente innocenti e prive di qualsiasi profilo di responsabilità. È il nazismo e il fascismo che ci ha portato a questo, e del nazismo e del fascismo dobbiamo tutti stare assolutamente lontani, non solo dai valori e dalle idee, questo è pleonastico e scontato, ma anche da quei meccanismi che poi con il populismo, il sovranismo possono portare ad assecondare valori che ci fanno scendere in quella china che appunto drammaticamente portò a quegli episodi che oggi noi cerchiamo di tenere vivi con la memoria perché non accadano mai più. Sì, certo, mi piacerebbe tanto che noi italiani facessimo i conti con il nostro passato e dire semplicemente quello che ho detto prima, eravamo dalla parte sbagliata, ognuno nasce con il destino già segnato, credo, perché io non sono praticante, non sono neanche credente proprio per niente. Una volta la mamma ci ha fatto, cioè quando sono nata non sono stata battezzata, poi la mamma si è convertita perché pensava che avremmo potuto scampare a questo obbrobrio. Nonostante tutto, anche se non pratico la religione ebraica, mi sento molto ebrea comunque, sarà per quello che ho vissuto, sarà non lo so perché, però mi sento veramente molto, molto ebrea, però posso dirlo veramente senza pensarci due volte e chiedermi dov'era Dio. Nel pomeriggio del 27 gennaio la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del Giorno della Memoria si è tenuta al Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato. Il palazzo si deve aprire al mondo esterno, è quello che cerchiamo concretamente di fare da quando è iniziata la nuova consigliatura.
ci stiamo riuscendo, stiamo dando un bel segnale di interesse verso i territori e se vogliamo concretizzare, attualizzare la memoria, darle sostanza, questa è la scelta giusta, così come credo sia uno dei ricordi più significativi della mia vita avere partecipato all'ultimo viaggio della memoria verso Auschwitz. Un viaggio che ha segnato proprio il mio modo di pensare, il mio modo di essere. È stato per me determinante, un'esperienza che, dicevo oggi, presso una scuola aretina dovrebbe essere istituzionalizzata. Penso che sia un dovere di ciascuno di andare almeno una volta nella propria vita ad Auschwitz per capire quello che è stato, perché quando ci si reca si capisce ancora meglio l'orrore che non deve più ripetersi. La violenza e la dittatura devono essere bandite. Deve essere uno degli sforzi principali di chi fa parte delle istituzioni e queste non dovrebbero essere parole di circostanza, parole retoriche, parole soltanto per questa giornata. Dovremmo tutti i giorni, noi che facciamo parte delle istituzioni, alzarci e improntare il nostro agire al bene comune, ma anche al rispetto dei valori e delle differenze. L'attualità del messaggio è un messaggio sempre attuale, perché quando si parla di conservare la memoria è un dovere di tutti e soprattutto quando si parla di leggere anche le pagine disastrose, drammatiche, buie della nostra storia, non ci deve mai essere vergogna, ma ci deve sempre avere, dobbiamo sempre avere il coraggio di fare conti con la nostra storia, di fare conti con il nostro passato, affinché chi arriva oggi, chi ha la fortuna di essere giovane, giovanissimo oggi, possa crescere e vivere in un mondo libero da quegli orrori. Quindi non c'è vergogna a rileggere il passato. Le parole della Segre sono parole che meritano di essere sicuramente interiorizzate, lette, e è sempre un messaggio. Ed è una figura, Liliana Segre è una figura sulla quale la politica ha un po' troppo marciato, da una parte e dall'altra. Liliana Segre è una persona alla quale ognuno di noi deve un grande rispetto per la sua storia, per le sue vicende personali, e ascoltarla parlare non è mai banale, non è mai banale, ma secondo me facciamo un danno anche a commentare o a strumentalizzare o a cercare di tirare per la giacca un personaggio come lei, perché quando parla, soprattutto in occasioni come queste, è sempre un personaggio che parla non dando una lettura come possiamo dare noi, politica o storica dei fatti, ma avendoli vissuti in prima persona, e io credo che una persona che abbia vissuto quei fatti debba essere sempre rispettata. Quindi le parole non sono da condividere o non da condividere, sono semplicemente da ascoltare con grande rispetto, interiorizzare e rifletterci sopra. Una mostra a Firenze negli spazi espositivi del Consiglio regionale della Toscana per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto, grazie agli archivi fotografici Alinari. Una tra le mostre più importanti che ospitiamo qui in Palazzo del Pegaso è un modo per dire con forza che quello che è accaduto può accadere ancora e che non dobbiamo voltarci dall'altra parte. E attraverso le immagini splendide della Fondazione Alinari raccontiamo prima e dopo la Shoah, raccontiamo i volti sorridenti delle bimbe, delle donne, degli uomini che non sapevano cosa gli sarebbe aspettato, e poi raccontiamo la voglia di un futuro migliore dopo quegli anni terribili. Vado ripetendo sempre nelle scuole, ragazzi, di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, perché quello che è accaduto può accadere ancora e oggi ancora di più, nel momento in cui mancano, purtroppo, perché ormai la loro età li ha portati alla morte, tante donne e tanti uomini che hanno vissuto la violenza, le barbarie di quel tempo, è compito delle istituzioni di diventare sempre più amplificatori di memoria, di ricordare quanto è accaduto, di conoscere, di approfondire, perché, come ci ha detto poche ore fa la senatrice Segre, il rischio è che tutto questo finisca nell'oblio e noi non ce lo possiamo permettere, perché la violenza di quel tempo non deve accadere mai più. Il titolo di questa mostra è Attorno alla Shoah. Attorno alla Shoah non significa la Shoah, significa fare una scelta che esce dai campi di sterminio, non perché i campi di sterminio non siano qualche cosa di troppo importante da
non dirsi, ma perché le vittime in fondo sono sempre state considerate i sommersi, delle persone dimezzate, non delle persone. E ho voluto quindi pensare ai sommersi e ai salvati che, come vedrete in queste sale, parlano tra di loro.